Libri, gli studenti di Capoliveri, protagonisti in consiglio regionale, presentato in sala Gonfalone il volume scritto dagli studenti della scuola secondaria di Capoliveri, gli interventi del portavoce dell'opposizione Marco Landi, della curatrice e insegnante Elena Maestrini e di alcuni studenti, oltre all'editore Angela Galli. Sport, presentata la seconda edizione del Memorial dedicato a Paolo Rossi, il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale, alla conferenza stampa a Montevarchi. Eventi, Fratelli Burattini, il festival del teatro di figura porta a Gardi Atter in Toscana, la settima edizione presentata a Palazzo del Pegaso, 23 spettacoli in 12 comuni della città metropolitana, dal 9 settembre al 1 ottobre. Presentato nella sala del Gonfalone a Palazzo del Pegaso il volume Capoliveri in giallo. In paese tutti sanno che i ragazzi della terza A della scuola secondaria di Capoliveri, seguiti dalla professoressa Elena Maestrini, hanno realizzato durante questo anno scolastico e pubblicato con la casa editrice Persephone. Per un giorno i ragazzi sono stati protagonisti, visitando il palazzo del Consiglio regionale e presentando a Firenze il lavoro svolto. Dopo la presentazione del volume, i ragazzi stessi hanno letto alcuni brani accompagnandoli musicalmente. Oggi presentiamo un progetto fantastico, ha detto Marco Landi, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale. Oggi si presenta in Regione Toscana un libro fantastico scritto dai ragazzi delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Porto Azzurro, il plesso di Capoliveri, ragazzi che si sono uniti e hanno lavorato a un progetto per i 3 anni delle scuole medie su un giallo che ha il titolo In paese tutti sanno e che raccoglie quelle esperienze, quei personaggi, dal barista al farmacista, il poeta, tutti quei personaggi che si trovano nei piccoli paesi della nostra bellissima Toscana, e qui vengono raccontati da questi ragazzi con una grande forza letteraria, ma anche con un'armonia e una predisposizione a far capire anche quello che all'interno di questo paese, al di là dei personaggi, si vive. Quindi si respira proprio all'interno di questo libro anche l'aria di un tramonto caldo, piuttosto che l'esperienza che si può vivere con le miniere di calamita a Capoliveri, e poi chiaramente tutto viene portato anche nell'ambito turistico. C'è un paese che vive a due velocità, quella estiva turistica dove ci sono tantissime persone, e poi quella velocità un po' più lenta, un po' più malinconica dell'inverno. E proprio in questo libro scritto da questi ragazzi questo lo si vive appieno. E poi c'è il giallo, che è il motore che porta questa armonia, appunto, fino ad arrivare quasi come in tutti i gialli ad una soluzione che sembrava quella, ma per colpa di un pettegolezzo in realtà l'investigatrice probabilmente andava su una strada sbagliata, e quindi poi alla fine il risultato finale, il colpevole, sarà un altro. Quindi ci sono tutti gli elementi e tutti gli ingredienti giusti perché questo libro merita successo. È già in pubblicazione e sta avendo e riscontrando veramente un grande successo anche al di là di Capoliveri e dell'Isola d'Elba, e quindi siamo molto felici che ci siano ragazzi così in gamba che inizino, grazie anche alla scuola, alla professoressa Elena Maestrini che ha seguito il progetto. Questo tipo di iniziativa è semplicemente meravigliosa. L'idea è nata dopo la lettura di alcuni maestri del genere poliziesco come Agatha Christie e Conan Doyle, spiega l'insegnante Elena Maestrini. Allora, questo progetto è nato perché ho una classe eccezionale che sin dalla prima si sono rivelati molto molto creativi, quindi tutta questa creatività doveva approdare a qualcosa, e arrivati in terza siamo arrivati a questo libro attraverso l'osservazione
del nostro territorio. Noi siamo una piccola isola, veniamo dal lontano west della regione, però anche noi abbiamo le nostre bellezze, le nostre storie da raccontare. I ragazzi sono molto curiosi, quindi hanno iniziato ad andare nelle botteghe tipiche del paese e hanno iniziato a creare dei personaggi un po' ispirati a quelli reali e un po' no. Poi abbiamo curato il genere giallo a scuola e quindi sono venute fuori delle storie e ambientate a Capoliveri con lo schema classico, la struttura classica del genere. E abbiamo lavorato, è stata una scrittura a 40 mani, loro sono 20, 40 e mezzo la mia, insomma, di supervisione, ed è venuto fuori questo libro, questo giallo con tutti gli incastri abbastanza riusciti, e poi è stato anche molto ben apprezzato nella nostra piccola realtà, e poi grazie al consigliere Marco Landi abbiamo avuto l'onore di poter venire qui in regione, a Firenze, in questa città che non è una città come tutte le altre, ma è Firenze, è il ritorno alle origini, è la lingua madre per noi, quindi è veramente una grande soddisfazione. Un'esperienza molto divertente che ci ha unito come classe, hanno detto gli studenti Alessandro Ricchi e Siria Canovaro. Mi sono divertito, è stata un'esperienza molto divertente che ci ha unito molto di più di quanto noi giallo fossimo. Noi siamo sempre stati, sin dalla prima, una classe molto unita. Avete fatto gruppo? Sì, abbiamo fatto gruppo, abbiamo collaborato tra di noi, i gruppi hanno collaborato anche tra di loro. Noi a scuola abbiamo letto i libri gialli 10 piccoli indiani di Agatha Christie e Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle e ci siamo appassionati molto a questo genere, diciamo, abbiamo cominciato molto ad immedesimarci nei personaggi e nelle ambientazioni. Ci ha unito molto, noi eravamo già molto uniti come classe, però comunque esperienze di questo genere servono molto ad unire ancora di più i ragazzi. E noi ci vogliamo un gran bene, quindi è riuscito anche grazie a questa nostra unione, secondo me, questo progetto. Ci siamo ispirati tutti a molti personaggi, magari amici di famiglia o familiari, tipici del paese, quindi secondo me sono tutte storie che hanno l'essenza di Capoliveri nel loro modo, diciamo, perché raccontano la vera nostra esperienza che abbiamo con il paese e soprattutto quella delle persone che l'hanno vissuto prima di noi. La seconda edizione del Memorial dedicato a Paolo Rossi è davvero alle porte. La manifestazione, che quest'anno raddoppia, prevedendo due gironi da 4 squadre ciascuno, vedrà due città dell'Aretino, Bucine e Montevarchi, come teatro. Sono grato all'Accademia Italia Paolo Rossi, che ha organizzato il secondo Memorial, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana. È un'iniziativa bella che rispecchia in pieno chi era l'uomo Paolo Rossi. Io ho avuto l'opportunità di amare il gioco del calcio proprio grazie alle gesta di Paolo Rossi. Avevo 5 anni, quel 5 luglio del 1982, e ricordo bene, a parte la sua tripletta al Brasile, il suo sorriso, la sua voglia di emozionare le italiane e gli italiani, e poi quelle emozioni riuscire a trasferirle anche fuori dal campo, la voglia di sostenere i ragazzi più giovani, di avvicinarli allo sport come valore sociale. E questa iniziativa va in quella direzione, continua anche dopo la morte di Paolo Rossi in quella direzione. Consentite di ringraziare davvero sua moglie Federica Cappelletti per il lavoro enorme che porta avanti nel ricordo di Paolo, per fare in modo che in un tempo come questo, in cui lo sport, specialmente il calcio, è sempre più diventato business e sempre meno un modo di fare sport e avvicinare i più giovani, ecco, queste iniziative svolgono un ruolo fondamentale e c'è ancora più bisogno di iniziative di questo genere. Quindi noi come regione siamo al loro fianco, a fianco della fondazione, e faremo la nostra parte per sostenere iniziative come queste. Soddisfazione anche da parte del vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Marco Casucci, che parla di Paolo Rossi come un grande toscano, esaltando le virtù sportive e morali.
Sono soddisfatto oggi, sono soddisfatto perché al di là di aver presentato questo memorial che si svolgerà nei prossimi giorni tra Bucine e Montevarchi, c'è una bella notizia da dare, quella per cui la Regione Toscana si è impegnata attraverso la figura del Presidente Mazzeo a creare un collegamento più continuativo con la figura di Paolo Rossi. Mi ricordo quando celebrammo Paolo Rossi in un minuto di silenzio e di riflessione alla sua scomparsa. Ora è arrivato il momento, tutti insieme, è da un po' che sto spingendo in questa direzione, affinché si crei questo collegamento ideale e continuativo con una figura straordinaria dal punto di vista sportivo. Capocannoniere del Mondiale del 82, in quello stesso anno Pallone d'Oro, ma anche un grandissimo uomo dal punto di vista della sua, del suo impegno per il sociale. È stato ricordato quello che è stato fatto qui a Montevarchi negli anni del sindaco Chiassai Martini con la mostra del 2017, ma io potrei ricordare anche il torneo che fu fatto nel 2014 allo stadio Città di Arezzo a favore dei bambini palestinesi. L'attenzione per Paolo, per la FAO, per i bambini cardiopatici. Potrei proseguire con tanti altri esempi. Un grandissimo uomo, un grandissimo sportivo, un grandissimo toscano. Dobbiamo essere orgogliosi di aver avuto Paolo Rossi nella nostra Toscana. È per noi un grande onore accogliere a Montevarchi l'apertura ufficiale, afferma Silvia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi. Noi ci teniamo particolarmente perché il legame che la città ha ormai con Paolo risale al 2017, con la prima mostra fatta qui nel Palazzo del Podestà sui cimeli e tutti i suoi ricordi legati ai mondiali. Poi c'è stato un evento importante con Zico, un duetto memorabile, l'ultima volta i due campioni si sono incontrati pubblicamente grazie al fair play che abbiamo organizzato qui in Piazza Varchi, poi l'incontro con gli studenti, poi l'entrata del comune di Montevarchi come primo comune da provincia d'Arezzo nella fondazione Paolo Rossi, quindi un legame istituzionale. Ma poi mi permetterete anche un legame personale ancora prima con Paolo e Federica che non potevamo portare avanti. Quindi ringraziamo Federica che sta portando avanti questo ricordo di Paolo in tanti modi, tra cui con questo memorial che ci ha dato la possibilità di ospitarlo in parte qui a Montevarchi, quindi al nostro stadio Birilli Peri, giocherà anche l'Aquila Montevarchi insieme alle altre 7 società, tutti under 14, anche di livello appunto importante nazionale, insomma di prima fascia come la Juventus e Milan, quindi tante società che verranno qui nel nostro territorio a rendere omaggio a Paolo, ma porterà appunto anche opportunità di conoscenza per le nostre città. Quindi un percorso che siamo solo alla seconda edizione, ma già è cresciuto rispetto all'anno scorso, il prossimo anno andrà ancora più avanti, permetterà di portare avanti il ricordo di Paolo legato sia al mondo del calcio, al gioco del calcio e ai giovani in particolare, ma dove l'aspetto principale sarà sempre legato ai valori che incarnava Paolo e che ha sempre voluto trasmettere alle nuove generazioni in particolare, quindi quelli del fair play, del rispetto, del gioco di squadra come modo soprattutto per crescere da un punto di vista personale oltre che poi per sviluppare la propria passione del calcio. Quindi siamo orgogliosi quest'anno appunto di partecipare attivamente e poi sono certa che il prossimo anno non mancheranno altre opportunità di sviluppo che daranno possibilità appunto di crescita anche al nostro territorio. È con grandissimo orgoglio che ci apprestiamo per il secondo anno consecutivo ad ospitare questa manifestazione ricca di importanti significati, afferma Nicola Benini, sindaco di Bucine. Un intervento sempre più importante e ci stiamo impegnando insieme a Federica, insomma agli organizzatori, che tutto venga al meglio. Per Bucine ovviamente è una cosa importantissima, visto il legame c'è sempre stato con Paolo. Noi, come ho detto in conferenza, ci vantiamo di aver avuto questo rapporto veramente personale, diretto, non tanto un rapporto istituzionale o comunque legato al mondo dello sport, ma proprio legato alla sua vita, all'aver scelto Buci nella Val d'Ambra come luogo dove vivere, dove crescere le figlie. Quindi veramente questo legame per noi è indissolubile e grazie all'intitolazione dello stadio e al memorial che organizziamo, è proprio lo strumento per mantenere vivo questo ricordo. Quest'anno, insieme anche alla società sportiva di Bucine, la nuova società Bucine 2020, organizzeremo anche giovedì sera l'evento di presentazione delle 8 squadre, quindi nel centro di Bucine, che verrà chiuso all'uopo, ci sarà una cena evento con la presentazione delle 8 squadre, e non dimentichiamoci, quest'anno c'è la presenza di
di Milan-Inter e Milan e Juventus, quindi veramente una cosa impegnativa, una cosa di spessore, di valore e che facciamo veramente con il cuore proprio nel ricordo di Paolo Rossi e del suo legame con Bucine e con la Val d'Ambra. Torna per la 7ª edizione il Festival Fratelli Burattini, rassegna di teatro di figura per famiglie e bambini organizzato dalla compagnia I Pupi di Stack. Gli spettacoli andranno in scena dal 9 settembre al 1 ottobre in 12 comuni della città metropolitana di Firenze. Un festival per i più piccoli, nato a Firenze e cresciuto nella città metropolitana, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Fratelli Burattini è un'iniziativa, un festival importante, un festival nato a Firenze che è cresciuto nella città metropolitana, un festival che parla al cuore delle bimbe e dei bimbi, ma che tende a parlare alle famiglie, un modo di comunicare, un'arte moderna che sa arrivare dritta dritta al cuore. Voglio ringraziare i Pupi di Stack per il lavoro che portano avanti ogni giorno, che stanno portando avanti da anni, frutto di un lavoro serio, di un lavoro impegnato, di un lavoro di frontiera, di un lavoro che sa arrivare al cuore delle giovani generazioni. Quest'anno il festival proporrà 23 spettacoli in 12 comuni diversi. Il successo della manifestazione vede aumentare il numero dei comuni coinvolti della città metropolitana di Firenze. Quest'anno nel calendario sono entrati Reggello e Palazzuolo sul Senio. Si tratta di una manifestazione che ravviva una passione di popolo, una piccola e bellissima tradizione che non smette mai di diventare una cosa nuova, spiega Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale. Ma devo dire una bellissima tradizione che non smette mai di diventare una cosa nuova, perché in realtà nell'epoca del digitale, del tutto schiacciato su uno schermo, credo che per i più piccoli trovare questa tridimensionalità, e anche per noi a volte, dello spettacolo visivo attraverso i burattini sia una cosa sorprendente, che possa colpire l'immaginario. È una tradizione importante che esprime una capacità artistica non solo nella realizzazione dei burattini, che sono poi delle piccole opere d'arte ciascuno, ma anche nella struttura della narrazione, nella necessaria diciamo anche sintesi, no, della narrazione e della sceneggiatura. Credo che sia uno spettacolo bellissimo che, mentre a noi un po' più anziani può sembrare un déjà vu, per i più piccoli credo che possa essere davvero una novità, no? Come spesso sono tanti anche oggetti o concetti della nostra storia che risultano oggi del tutto nuovi. Devo dire che grazie alla pandemia, Fratelli Burattini è uscito dal chiuso dello spazio teatrale e si è aperto a incontrare comuni, persone, piazze, luoghi inediti, ed è diventato prima una piccola esperienza fiorentina e poi sempre più allargata a diversi comuni della Toscana, davvero un grande festival. Quest'anno dura quasi un mese, che attraverserà tutta la Toscana. Per questo siamo qui oggi a presentarlo al Consiglio regionale, perché crediamo che sottolineare quegli elementi della nostra tradizione culturale, che non sono il folklore soltanto, ma sono davvero il sentimento degli artisti che hanno abitato questo luogo, che hanno saputo reinventare una tradizione, come Carlo Staccioli con la Lucia Poli, che rivoluzionò il palinsesto, rivoluzionò le storie raccontate. Ecco, tutto questo fa parte della nostra identità culturale e fa parte di una proposta culturale che guarda al futuro, e questo è molto molto bello. E adesso il commento di Enrico Spinelli, capo comico della compagnia I Pupi di Stack. Sono lieto di partecipare a questa bellissima manifestazione che conferma un pochino il fatto che la compagnia si sta consolidando, sta mantenendo le promesse, sta facendo cose sempre meglio, sempre più e sempre meglio, ovviamente con l'aiuto di queste istituzioni che ci danno il loro contributo. Noi speriamo soprattutto che il pubblico sia contento, come
come succedeva nelle vecchie commedie di un tempo. La più significativa novità di quest'anno è infatti la collaborazione con la compagnia Catalyst per l'evento speciale che si terrà al Teatro Corsini di Barberino del Mugello. La commediante clown Gardi Hatter, star riconosciuta a livello internazionale, presenterà la sua Giovanna Darpo. Sentiamo il commento di Emilia Paternostro della compagnia Catalyst. Innanzitutto noi siamo veramente orgogliosi di poter collaborare a questo festival e in realtà proprio per esprimere, rappresentiamo penso tutte le realtà che collaborano insieme ai Pupi di Stack. E anche noi siamo una compagnia teatrale, gestiamo un teatro nel Mugello e quindi questo incrocio, che è anche una conoscenza, una collaborazione che da anni ci accomuna con, appunto, con la compagnia dei Pupi, e si concretizza quest'anno ancora di più con una collaborazione ancora più attiva. E in qualche maniera noi rappresentiamo uno dei 12 comuni con cui poi la compagnia collabora, perché l'idea proprio di un festival diffuso sul territorio provinciale, diciamo, è sicuramente un'idea vincente. La nostra collaborazione si concretizza anche nel riuscire appunto a portare quest'anno all'interno del festival Gardi Hatter, che è una delle clownesse internazionali, una delle pochissime donne che ha questa qualifica e che gira veramente in tutto il mondo, in 35 paesi, ed è veramente un evento particolare che riusciamo a fare proprio in collaborazione. Ci saranno dei biglietti ridotti per tutti coloro che partecipano alle iniziative del festival in tutti i comuni, in tutte le sedi delle iniziative, e quindi speriamo poi a Barberino di concretizzare insomma una festa finale per questo bellissimo festival. Per la città metropolitana è intervenuta Letizia Perini, consigliera con delega alla cultura e alle politiche giovanili. La città metropolitana ha contribuito al festival tramite il bando che la città metropolitana fa ogni anno. E il festival è riuscito a ottenere un altissimo punteggio proprio perché quest'anno ha deciso di espandersi in 12 comuni dell'area metropolitana di Firenze, e questo ha fatto sì che la qualità del festival accrescesse. Non solo ha avuto anche grande coraggio, non solo nel andare a toccare appunto molti comuni della nostra area metropolitana, ma ha deciso di collaborare con tantissime realtà, non solo dell'area metropolitana come quella di Catalyst, ma anche realtà di fuori Firenze e di altre città di tutta l'Italia, proprio perché hanno voluto dare una maggior qualità al festival nel cercare di toccare tantissime arti sceniche, come prima parlava appunto il presidente di Pupi di Stack. Ma ecco, noi come ente, come città metropolitana di Firenze, vogliamo essere presenti perché pensiamo che questo sia un servizio culturale che è assolutamente non solo efficace per il nostro territorio, ma ne sente proprio l'esigenza di tornare a quelle arti che non danno messaggi veloci ai nostri ragazzi e continui, come sono i cartoni animati di oggi o tutto quello che oggi vedono i nostri ragazzi, che ha appunto una velocità che non dà a loro il tempo di riflettere, di pensare, di a volte anche un po' annoiarsi, che sviluppa in questo caso la creatività e la fantasia. Sono tipi di spettacoli che aiutano i nostri ragazzi a vivere con lentezza un momento meraviglioso della loro crescita all'interno della fantasia, e che gli fa sviluppare così un pensiero creativo maggiore. Noi come città metropolitana e come ente pubblico sentiamo appunto il dovere di doverci stare, il dovere di continuare a contribuire a un festival come questo.